Cari telespettatori, buonasera. I dati elettorali sono all'esame dei partiti. C'è bisogno di uno scandaglio approfondito perché c'è stato l'astensionismo, oltre il 50% degli italiani non sono andati a votare. C'è bisogno di vedere un po' come si è orientato l'altro 50% che ha fatto il proprio dovere. Molte volte il confronto all'interno dei partiti è duro. È sferzante. Anche in provincia di Avellino noi ne abbiamo avuto un eco. Ma noi vogliamo parlare delle elezioni in Irpinia. Come sono andate? Con uno dei protagonisti della campagna elettorale, che si è, come dire, rivelato moderato, che si è rivelato accorto e che ha avuto poi da parte dell'opinione pubblica un suggello di 6.000 voti. Mi riferisco al preside candidato in Forza Italia, Franco Di Cecilia, che io ringrazio per aver accettato l'invito a sottoporsi, come dire, ad un'intervista in un momento estremamente teso all'interno di Forza Italia. Non ce l'ha fatta, ma complimenti lo stesso, perché lei è stato il primo eletto all'interno di Forza Italia e 6.000 voti. Poi garantivano l'elezione, se non fosse per quella infausta legge sui resti che praticamente ha escluso tanti altri candidati con un peso anche più consistente. Bene, un disastro completo in Forza Italia. Comunque lo si osserva, lo si guarda da un lato, lo si guarda dall'altro lato. In Irpinia non è andata bene. Che è successo? Che cosa dice lei? Innanzitutto, direttore, la ringrazio per lo spazio che mi concede ancora una volta. Io sono dell'avviso che Forza Italia, un dato oggettivo, in provincia di Avellino abbia segnato il passo, perché il partito in provincia di Avellino, come nel resto della nazione, sul piano organizzativo non c'è. È una classe dirigente rifluita nel privato, in crisi di identità, è una classe dirigente spesso demotivata, talvolta anche ignorata, che questa volta non ha risposto presente all'appello. Tuttavia, alcuni elementi politici vanno evidenziati per una corretta analisi. In provincia di Avellino esiste il fenomeno De Mita, così come in provincia di Salerno esiste il fenomeno De Luca. In queste due province, Forza Italia ha fatto registrare un consenso più limitato rispetto alle altre province. Inoltre, se si va a vedere, a scandagliare bene i risultati elettorali di Forza Italia in provincia di Avellino, ci si accorge che, sommando i voti di Forza Italia, quelli che sono nell'alveo di Forza Italia, Noi Sud, lista Caldoro, quindi liste minori di appoggio alla candidatura di Caldoro, non andiamo a ricomporre quel 20% che è stato il dato elettorale alle ultime elezioni politicamente significative, le europee dell'anno scorso. Quindi sostanzialmente il partito ha tenuto, ma questo non significa che il partito è in salute, anche perché questo 11,5% registrato da Forza Italia in provincia di Avellino è in buona misura un voto dovuto anche ad una lista e a dei candidati che hanno tirato, hanno avuto un consenso, non soltanto il qui presente, ma anche gli altri tre sono stati beneficiati di un consenso considerevolissimo, rispettabilissimo, che in qualche modo ha contribuito a camuffare la crisi di un partito che va rifondato, riorganizzato. Senta una cosa, la coalizione che prende più voti del candidato è un fatto anomalo. Che cos'è che ha portato al flop il Caldoro in Irpinia? Guardi, io le devo dire la verità, insomma, un po' dappertutto il voto dei candidati ha superato il voto del presidente, perché abbiamo avuto un po' dappertutto liste forti, competitive, farcite di personaggi autorevoli. Io sono fiero di essere stato un sostenitore di Caldoro, che stimo come persona onesta, come un ottimo amministratore, che ha ben amministrato la regione Campania. Ormai siamo fuori dalle secche della campagna elettorale. Caldoro è stato un ottimo governatore.
Caldoro ha ridato credibilità alla Regione Campania dopo aver risanato i conti. Meritava sicuramente la riconferma. Ha avuto un solo difetto, che peraltro è anche un pregio se scandagliamo i fondali, quello di essere sobrio, di non avere una comunicativa, come dire, preponderante e tale da mettere in mostra i risultati anche di una corretta amministrazione. Da governatore uscente ha fatto una campagna elettorale striminzita, ridotta alle ultime settimane, con scarse presenze nelle province, con presenze anche all'ultimo momento, in orari in cui la gente è in competizione con il desco e il pranzo familiare. Ecco, è mancato un poco questo a Caldoro, che mi sembra un peccato veniale rispetto, come dire, alla grandezza di un personaggio di una statura politica elevata, di gran lunga superiore a chi ormai è oggetto del cabaret italiano, ma che è stato presente. Un po' per la sceneggiata infinita delle primarie 5 volte rinviate, un po' per la questione della legge Severino. Noi abbiamo avuto un governatore uscente che aveva da dimostrare 5 anni di buon governo, molto meno visibile rispetto a questo ex sindaco sceriffo di Salerno che per questioni più negative che positive è diventato, come dire, un soggetto politico dominante anche nel panorama politico nazionale. Senta una cosa, però il coordinatore provinciale di Forza Italia, il senatore Sibilia, in una conferenza stampa che ha tenuto ad Avellino, ha attribuito a Caldoro, come dire, una mancanza di attenzione nei confronti dell'Irpinia. E questo sarebbe per Sibilia il dato negativo che ha portato poi alla sconfitta di Caldoro proprio nella nostra provincia. Lei che cosa ne pensa di questo? Io un tantino correggerei, forse la disattenzione ha riguardato più il partito di Forza Italia in provincia di Avellino, verso il quale Caldoro non sembra ha manifestato grande attenzione, non sembra ha recepito anche le istanze, le esigenze, facendo crescere come rappresentanti dell'Irpinia personaggi e partiti che poi si sono rivoltati contro, risultando alla fine anche determinanti nella vittoria finale. Direi questo, forse Caldoro ha mancato in questo. Non penso in un'attenzione verso l'Irpinia, considerando anche la massa di denaro pubblico di cui è stata beneficiata l'Irpinia. Tutto sommato Caldoro ha ben rappresentato le aree interne anche in un periodo in cui, dovendo risanare i conti, c'è stato da applicare tagli, sacrifici, lacrime e sangue. Senta, quattro consiglieri regionali, nessuno del centrodestra. Questo fatto che il centrodestra non sia rappresentato non indebolisce la stessa rappresentanza regionale? Sì, indebolisce credo gli istituti democratici di rappresentanza, anche nelle democrazie dove incide maggiormente l'esigenza di governabilità, quindi con premi di maggioranza selvaggi, noi abbiamo il cosiddetto diritto di tribuna che consente anche alle esigue minoranze di avere una voce in Parlamento. Qui è capitato questo inusitato, imperdonabile 4-0. 4 a cartello elettorale che ha riportato in provincia di Avellino il 50,8%, 0 ai due cartelli elettorali, il centrodestra con il 35 e Grillo con il 14, che hanno rappresentato le opposizioni senza ricevere alcuna rappresentanza in merito. Mi sembra un'ingiustizia, mi sembra, come dire, anche una ferita nella democrazia. Ma più che recriminare nei confronti di una legge elettorale ingiusta, assurda, fatta per beneficiare i grandi partiti nelle grandi aree, ancora una volta napolicentrismo, io ritengo che una riflessione si debba porre nel centrodestra per rifondarla e per riorganizzarla. Questo è ciò che mi preme più che piangere sul latte versato. È stato scritto
L'intuizione di De Mita è stata felice perché ha consentito da un lato a De Luca di vincere e dall'altro a portarsi un consigliere provinciale come Petracca. Le aggiungo, De Mita si è tolto anche lo sfizio personale di non fare leggere l'acerrimo nemico Foglia e di ridimensionare, relegandolo all'opposizione, l'altro suo avversario interno Sommese. Sotto questo profilo è stato un capolavoro di tattica e di astuzia politica. Tutto questo con appena 50.000 voti nella regione Campania, che sono poco più dell'1%. Però Sento siamo il sempre prego. nell'ambito di una vecchia concezione della politica, quella degli spazi di potere, quella delle tattiche preordinate, del piccolo trasformismo, della collocazione secondo le convenienze e non le convinzioni. Eccellente, lo abbiamo già detto precedentemente, il comportamento dei due candidati maschi di Forza Italia, di lei e di Galasso, attestati diciamo intorno ai 6.000 voti, 5.000 e passa. Ecco, a che cosa deve, se l'è chiesto, questo suo successo personale, alla sua moderazione, al suo modo di essere in politica, alla provenienza da un'area culturale ben definita come quella cattolica? A che cosa è dovuto questo suo Un successo? po' a tutto questo, io insomma voglio anche sottolineare il dato elettorale delle due donne, soprattutto di Marica Grande, la quale, come dire, ha fatto una campagna elettorale poverina in poche settimane, riuscendo a racimolare un consenso che ha superato i 2.000 voti, insomma, chapeau, tanto di cappello rispetto ad una giovane e intraprendente candidata. Per quanto mi riguarda, penso sia il frutto di un servizio prestato alla politica con onestà, con rettitudine, con coerenza, sempre dalla stessa parte, anche coniugando e declinando una visione della politica lontana dalle sceneggiate, dalla politica urlata, sopra le righe. Ho messo in mostra una storia personale fatta anche di efficienza amministrativa. Ho raccolto molti voti nella zona dove sono conosciuto, dove sono anche apprezzato e stimato e dove molti ricordano anche le mie performance amministrative, quale sindaco di turno. L'Avellino verrà in ritiro quest'anno ancora una volta nel mio paese, ci sarà un perché, è perché quel paese è diventato sotto la mia amministrazione la capitale dello sport in provincia di Avellino. Mi si riconosce una certa capacità amministrativa, ma soprattutto mi si riconosce una certa affidabilità come persona. È stato molto bello, direttore, glielo devo confessare, notare tanta gente che mi ha espresso una stima, un apprezzamento, un voto a prescindere dalla coalizione, dal partito di appartenenza. Senta una cosa, tanti candidati nell'UFIR, ce n'erano tanti, questo fatto non ha portato ad una parcellizzazione del voto che ha finito per danneggiare tutti quanti in blocco. Beh, sicuramente sì, del resto non è che ci si può in qualche modo governare questi processi e queste aspirazioni e queste velleità in una maniera scientifica. Sarebbe stato preferibile, soprattutto per le emergenze, per le esigenze di questa terra che sarà, dovrebbe essere, speriamo, nonostante la scarsa rappresentatività istituzionale, essere al centro dello sviluppo in provincia di Avellino nei prossimi decenni. Sarebbe stato preferibile concentrare il voto su qualcuno, ma non su uno senza storia, un anonimo, su qualcuno che in qualche modo abbia già potuto dimostrare di saperci fare nelle e con le istituzioni. Senta, sul fronte interno di Forza Italia corrono parole molto grosse. In una conferenza stampa, lei l'ha letto, Sibilia ha chiamato traditore il sindaco di Ariano Gambacorta, sindaco di Ariano che è anche alto esponente regionale di Forza Italia. È fondata l'accusa di tradimento. Direttore, dirò, io per venerdì prossimo a Sturno, venerdì 12 giugno alle ore 18,
o nell'auditorium comunale, ho organizzato un incontro che, oltre ad un ringraziamento agli elettori, è anche una riflessione sul voto e anche sulle prospettive di un rinnovato impegno politico del futuro. In quella sede, insieme agli amici, a più voci, elaborerò anche un'analisi del voto e insomma, illustrerò anche quali sono le responsabilità di ognuno di noi. Io mi sento di dire che insomma, vedo un dibattito troppo imperniato su prime donne, sulla ricerca di una leadership. Ed è un dibattito sbagliato metodologicamente, perché la leadership è di che cosa se manca il partito, se manca un'area politica di riferimento, se abbiamo perso 4-0, se non abbiamo, come dire, punti di riferimento nelle varie realtà cittadine. Facciamo prima il partito, poi se arriverà ci contenderemo anche la leadership, ma organizziamoci unitariamente per creare il partito. Ma l'unità non può esistere soltanto quando si vota per la provincia, bisogna che vi sia sempre. L'unità è premessa di vittoria. Quando abbiamo vinto alla provincia, perché c'è stato un partito che ha scelto un ottimo candidato alla presidenza, perché ha fatto una lista di 12 persone competitiva, perché ha raccolto 198 firme di consiglieri comunali in pochi giorni, perché ha effettuato una campagna elettorale a più voci in cui tutti siamo stati coinvolti. E questa unità poi si è dispersa ed è stato un motivo di un risultato elettorale non appagante. Certamente, insomma, l'analisi del voto per quanto riguarda Forza Italia la può fare legittimamente chi ha votato Forza Italia. Senta, è soddisfatto dei 200 voti che ha preso ad Ariano Irpino? Soddisfattissimo, direttore, perché sono stati voti di un consenso sincero, spontaneo. Qui ho combattuto, ho contrastato. Sono riuscito a sopravvivere tra autentici giganti della politica, con tanto di autorevolissimi sponsor, quasi tutti nell'area di centrodestra, di comprovato consenso Senta, sociale. ma Forza Italia ha preso il 50 e passa per cento ad Ariano. 200 cose mi sembrano un po' poche. Dietro, tenga presente la concorrenza selvaggia che c'era. Io ho scontato dei fior di candidati, insomma, è inutile citarli tutti, me ne dimenticherei qualcuno. Nel centro-destra c'era una concorrenza selvaggia, essere venuto qui in trasferta in una condizione di difficoltà oggettiva, con un astensionismo così elevato, comunque sono stati un po' più dei 200 voti che lei cita, ma sono stati anche voti in qualche modo, vorrei dire, di qualità, non che i voti in qualche si discriminano. Ma so chi mi ha votato, so quanta speranza ha posto in quel voto di un centrodestra diverso, di una militanza politica più onesta, più corretta, lontano dalle beghe, dalle polemiche e per la formazione di una classe dirigente autoctona, di una classe dirigente che si è forgiata e formata nelle trincee polverose della politica, nei consigli comunali, nei convegni, di trentennale esperienza. È stato un consenso, un supporto che, come dire, mi ha dato forza. Qui ad Ariano, quando è arrivato il risultato di Ariano, i miei sostenitori mi hanno detto hanno esultato la notte. Ha incontrato Gambacorta, ha incontrato Sibilia. Bene, Non ho incontrato nessuno dei due. senta una cosa, lei ha detto venerdì a Sturno ci sarà una manifestazione di ringraziamento alla popolazione. Sturno è il paese dell'anima per lei e via di seguito. Però ha detto io farò un'analisi del voto. E chiarirò anche quelle che a mio modo di vedere sono le responsabilità individuali di ognuno di noi nel tradimento o meno di Forza Italia. Questo significa che Franco Di Cecilio continuerà a far politica, si metterà al di sopra delle parti contendenti con questo rumore di sciabola che c'è stato. Allora io ho il diritto-dovere, con quel consenso ricevuto, di continuare a far politica e di continuarla con gli amici partendo da 6.000. Amici che mi stanno in questi giorni spronando a continuare, che investono sulla mia persona per il prosieguo, che sognano
un centrodestra diverso, diverso e lontano dalle beghe, dalle polemiche, dalla corsa alle assurde leadership. Un centrodestra che sappia parlare agli elettori, che sappia recuperare gli scontenti, che sappia rivolgersi a quell'elettorato che non abbiamo trovato più, a quei riferimenti che sono diventati grillini o se ne sono stati a casa, non hanno partecipato alle elezioni, che non vogliono sapere, insomma, di beghe e tradimenti. Io la categoria dei tradimenti l'attribuirei a quella dei rapporti interpersonali, a quella, delle ferite che pure rimangono, ma che rimangono nel proprio cuore, nella propria intimità, non vanno esposte in pubblico. E dobbiamo ricominciare a fare politica, ma una politica seria, individuando nei paesi i nostri riferimenti e soprattutto facendo politica anche come testimonianza culturale. Cosa ne pensa il centro-destra sulle trivellazioni petrolifere, sulle infrastrutture? Sul patto per l'Irpinia, sulle questioni strategiche. Non possiamo ascoltare una voce, peraltro stonata, di un PD dilaniato al proprio interno senza che il centrodestra prenda posizione. Ecco, bisogna saper parlare alla propria gente, cercando anche di far capire ai nostri amministratori di avere dei punti di riferimento, dei punti di riferimento che non litigano come i capponi di Renzo che vanno al patibolo per la propria sopravvivenza o per l'affermazione di una propria leadership. Ecco, ma questo è quello che le volevo proprio chiedere, lei ha fatto riferimento ai polli di Renzo. Ma è gestibile un partito quando la dirigenza praticamente provinciale e regionale si accapiglia sulla fedeltà stessa al partito? Perché di questo si tratta, la parola tradimento significa fedeltà al partito stesso. È gestibile un partito in questa maniera? Io per certi versi sono rimasto ancorato all'idea dei partiti seri, quelli nei quali i dirigenti regionali, provinciali, in braghe di tela, in maniche di camicia, lavoravano sul territorio per favorire, l'affermazione del proprio partito, non stavano dietro le scrivanie, in ruoli istituzionali, insomma, troppo comodi per insomma, meritare di essere sciupati alla ricerca di un consenso di un partito, tra l'altro quel partito che poi ha espresso ognuno di noi nei nostri ruoli di comando. In un partito serio si sarebbero fatti i conti, in un partito da rifondare, come dire, tutto può essere interlocutorio, restano però gli strappi, restano le amarezze. Restano le azioni, restano le parole che, come diceva Carlo Levi, sono pietre. Ecco, l'ultima domanda, e poi chiudiamo questa nostra conversazione. Ma per superare questa crisi, perché di crisi si tratta, che cosa propone lei? Se sarà posta questa domanda, un commissariamento, un congresso, un intervento dall'alto, insomma, che cosa, insomma, lei ipotizza per Allora, direttore, superare questa impasse? due cose. La prima, tutta l'area di centrodestra sarà oggetto di una riorganizzazione, frutto di una riflessione su che cosa dovrà essere il centrodestra in Italia. Tutti per Salvini, dal mio punto di vista direi già mai. Il centrodestra deve nascere come liberaldemocrazia, come centrodestra europeo, moderno. Non certamente sguaiato alla Le Pen, a Salvini. Il centrodestra in provincia di Avellino deve partire dal basso. Io ho notato da un lato la mancanza di un partito, ma dall'altro la voglia di partecipazione della nostra gente, che ci accusa di essere stati per anni latitanti. Mi hanno detto spesse volte, ma adesso vi fate vedere. Bene, ora dobbiamo trasformare quello che è stato finora un partito, un movimento politico, forse esageratamente dico, un comitato elettorale, che noi siamo esistiti soltanto in occasione delle elezioni, che aveva un leader carismatico e rappresentava il plusvalore che tirava come un treno. Adesso non c'è più il treno, non c'è più il leader carismatico, adesso i voti ce li dobbiamo fare porta a porta, attraverso un contatto quotidiano con la gente, riuscendo, se ci riusciamo, ad essere riferimenti costanti per il territorio, a interpretare
le sue esigenze. Quindi, direttore, si parte dalla base, si parte dal basso, recuperando gli amici intorno ad un progetto politico che può essere anche, come dire, attraversato e supportato da uno strumento, una fondazione, un'associazione, un centro studi, qualcosa di parapolitico che consente a tutti la partecipazione, che consente il dialogo, che consente il dibattito, che consente quindi di, come un volano di sviluppo, di accumulare quell'energia positiva che poi dovrà certo esplodere in campagna elettorale, ma che non dovrà disperdersi nel periodo successivo. Ecco, partendo da questi 6.000 voti che rappresentano un investimento, noi vogliamo creare un momento di partecipazione alla vita politica, guardando a ciò che succederà a livello nazionale, perché succederà di tutto nei prossimi mesi nel centrodestra, quindi avremo i nostri riferimenti a livello provinciale, regionale e nazionale, ma partendo dal basso, recuperando alla militanza amici che si sono persi, dando loro una prospettiva politica, favorendo il confronto, il dialogo e il dibattito. E tutto questo partirà venerdì prossimo, 12 giugno a Sturno, alle ore 18 all'auditorium. Bene, Speriamo siamo in tanti. allora il sindaco, l'ex sindaco, ma io il sindaco di Sturno, ha dato un appuntamento importante alla popolazione, non semplicemente di Sturno e dell'Ufida, ma credo alla popolazione irpina, perché sta per nascere un soggetto nuovo politicamente, come dire, agguerrito dalla base, un soggetto politico col quale si dovranno misurare anche le altre forze politiche. Quindi qualche cosa di nuovo, in attesa di sapere concretamente come si svolgerà tutto. Io la ringrazio Grazie per a lei. questa anticipazione che mi ha dato, le auguro feconda attività, ha fatto già bene in campagna elettorale, diciamo. Potrà far bene anche da segretario provinciale di Forza Italia. Grazie a Franco di Cecilia, grazie a Francesco Lignite, il nostro regista, grazie a Raffaele Perillo per l'assistenza in studio. A voi tutti, buonasera e appuntamento a Sturno.